Ritrovati amici lettori di tuttoandroid.net, siamo con Samsung Galaxy S4 per una nuova puntata di ROM Review. Oggi vedremo la Goldfinger, cioè una ROM basata sulla nuova TouchWiz, quella di Galaxy S5, che devo dire gira ottimamente anche su Galaxy S4. La grafica di questa ROM è il suo vero punto di forza. Riprende in tutto e per tutto la nuova TouchWiz introdotta su Galaxy S5. L'aspetto è decisamente migliore, va a togliere finalmente quella sensazione di vecchio tipica della precedente versione. Vi assicuro che dopo averla provata per un po' sarà praticamente impossibile tornare indietro e riabituarsi allo stile desueto della vecchia TouchWiz. La ROM dispone del framework di S5, per cui ripropone in tutto e per tutto la UI, partendo dalla piacevole lock screen con colori, animazioni e suoni rivisitati, ed arrivando alla schermata impostazioni, con la doppia possibilità di visualizzazione, per elenco o per caselle, icone rivisitate e in stile flat, ovunque, per un look moderno e chiaro. Anche la tendina delle notifiche con i suoi quick setting è stata ridisegnata grazie alle nuove icone e all'animazione di scroll velocizzata. Il Task Manager si attiva direttamente con lo sfioramento dell'ex tasto menu ed ha una discreta grafica. Forse si poteva fare di meglio, ma dobbiamo accontentarci. In questa ROM troviamo aggiornate tutte le applicazioni di sistema. Telefono e contatti ora piatte, chiara, con tema scuro, ma meno pesante rispetto al precedente. L'applicazione Messaggi invece un po' giocattolosa, ma propone tutte le funzioni di gestione indispensabili. Molto bella anche la nuova tastiera, che non presenta particolari funzionalità, ma ci aiuta nella digitazione grazie alla generosa spaziatura tra i vari tasti. Tra le app di sistema si mette in luce il browser, che propone una UI sobria, che non va a disturbare in alcun modo la navigazione e nel contempo possiede tutte le opzioni avanzate che abbiamo già visto nelle precedenti versioni. Lo sviluppatore ha pensato a tutto, andando ad inserire le nuove applicazioni di Samsung, tutte rivisitate e decisamente piacevoli. Il calendario è chiarissimo nella sua semplicità e va a sostituire la precedente, inguardabile versione giallognola. Il registratore vocale si è rifatto il trucco, così come l'applicazione orologio, che però ancora non mi ha convinto, e Promemoria, applicazione molto pulita ed efficace. S-Voice, galleria, musica e video seguono un nuovo stile e vanno a rendere coerente l'interfaccia per tutto il sistema. Oltre alla grafica e alle applicazioni, non mancano anche alcune funzioni importanti. Una su tutte è la rivista personale che è stata introdotta con Galaxy S5, molto bella graficamente e anche personalizzabile per andare ad inserire tutti i feed che preferite per avere proprio una rivista personale sempre a vostra disposizione con un semplice swipe attivabile direttamente dalla home screen. Molto bella, devo dire complimenti a Samsung per questa funzione che un po' mancava sui Galaxy e con Galaxy S5 finalmente è presente. Anche qua su Galaxy S4 ovviamente, ma non sto neanche più a dirlo, funziona alla perfezione. Un'altra funzione interessante e che è stata oggetto di molte attenzioni all'uscita di Galaxy S5 è la funzione di ultra risparmio energetico. Devo dire che anche su Galaxy S4 fa onestamente il suo lavoro, ci permetterà di arrivare a sera quando sarete in quelle situazioni in cui obbligatoriamente il dispositivo vi servirà. Ovviamente dovrete rinunciare ad alcune funzionalità, ma state pur tranquilli che il Galaxy S4 non vi abbandonerà. Tra l'altro, attivandola avrete anche l'indicazione di una stima del tempo residuo. Ovviamente è una stima un po' verso l'alto, però comunque tantissime ore a disposizione con la modalità di ultra risparmio energetico, nonostante i punti percentuali di carica residua siano pochi. Parlando sempre di batteria, effettivamente sono rimasto un po' colpito negativamente, non tanto perché la batteria duri poco, ma perché mi aspettavo sinceramente qualcosina di più, visto che lo sviluppatore è andato ad ottimizzare parecchio la RAM, ha avuto alcuni piccoli accorgimenti che dovrebbero andare a migliorare sia le prestazioni che l'autonomia. In realtà l'autonomia è esattamente quella della TouchWiz nella versione originale per Galaxy S4, quindi la versione precedente. Una giornata senza troppi problemi con un utilizzo medio-basso, invece se utilizzerete il dispositivo in modo intenso dovrete fare un po' di attenzione ai consumi, perché nel tardo pomeriggio, serata, il vostro dispositivo andrà
per forza di cose a spegnersi. In generale comunque una ROM molto interessante perché mantiene tutte le funzionalità di Samsung, che vanno anche a sfruttare tutti i vari sensori posti qua sul Galaxy S4, una su tutte anche per esempio la funzione telecomando che vi permetterà di comandare gli apparecchi TV direttamente con Galaxy S4 e tutte le altre varie possibilità come l'air gesture, il controllo con lo sguardo, lo scorrimento con lo sguardo eccetera. Tutte funzionalità che chi ha comprato un Samsung sicuramente apprezzerà. Ecco, in questa ROM funzionano tutte, alcune sono state addirittura aggiornate e funzionano meglio proprio perché Samsung aveva un po' migliorato la situazione con Galaxy S5. Una ROM quindi che potrei tranquillamente consigliare per l'utilizzo di tutti i giorni. Bene, per il momento è tutto, un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.